49 milioni di utili, 30 dei quali erogati sul territorio della provincia di Lucca per alimentare cultura, assistenza sociale, salute. Sono numeri eccezionali quelli che compongono il bilancio 2013 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, presentato alla stampa dai vertici dell'ente di San Micheletto presieduto da Arturo Lattanzi. Grazie all'attività svolta nel corso dell'ultimo anno, quella lucchese si è guadagnata il titolo di prima fondazione bancaria in Italia nel rapporto tra patrimonio ed erogazioni e il quinto posto in termini di utili prodotti dietro a colossi quali Cariplo e San Paolo. Il merito va ad una gestione esemplare degli impieghi. L'avanzo di gestione, cioè il rapporto tra ricavi e costi, è stato di 49,1 milioni di euro, il migliore di sempre nella storia della fondazione. Grazie a questi soldi il patrimonio è salito a 1 miliardo e 193 milioni, ma soprattutto 30 di questi 49 milioni di euro sono stati erogati sul territorio. I settori sono stati moltissimi, la maggior parte dei finanziamenti è andata all'arte, attività e beni culturali, 8,8 milioni di euro, e poi l'istruzione, 8 milioni e mezzo di euro, la ricerca scientifica, 3,3 milioni, e il volontariato, 2,9 milioni. Tra gli interventi più importanti, senza dubbio, quelli sulle mura di Lucca con oltre 7 milioni di euro, ma anche sull'edilizia scolastica con un impegno complessivo per i prossimi anni di ben 20 milioni di euro. Per il futuro sono tre i progetti più importanti messi in cantiere: il restauro del mercato del Carmine, ci sono 3 milioni di euro che il Comune di Lucca dovrà decidere come spendere, il recupero della Pineta di Ponente e la ristrutturazione dell'ex Inapli a Viareggio. Siamo in compagnia del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Arturo Lattanzi. Sicuramente, Presidente, il bilancio, i numeri che ha presentato sono positivi, non può che essere soddisfatto. Ma diciamo di sì, c'è una certa soddisfazione perché i numeri, come avete visto, sono significativi. I risultati di quest'anno fortunatamente sono di riguardo e ci consentono di far fronte a tutti gli impegni presi e di pensare a prenderne altri. Indubbiamente i risultati conseguiti quest'anno, nonostante le difficoltà, ci consentono di poter prevedere già per gli anni prossimi altri interventi significativi per il territorio. Ecco, la Fondazione si conferma come un elemento imprescindibile per la provincia di Lucca, per il territorio della provincia di Lucca. È un ruolo questo che, nonostante sia importante e pesante, lo portate avanti con grande entusiasmo, perché si capisce da quello che dite. Ah, diciamo che c'è una struttura in fondazione che va dal direttore all'ultimo arrivato, complessivamente sono 18-19 persone che veramente lavorano con spirito di squadra e hanno vivo il senso d'appartenenza, si rendono conto che svolgono un compito che riguarda tutto il territorio e quindi che sono a servizio del territorio. Io l'ho detto più volte e non è retorica, noi siamo di diritto privato e quindi siamo responsabili delle scelte che facciamo e non siamo condizionati da alcuno, però sappiamo perfettamente che amministriamo un patrimonio che riviene dalla vendita della Cassa dei Risparmi e quindi è nostro dovere lavorare in trasparenza, ma rendendo conto al territorio di ciò che facciamo. Se ci dovesse essere una criticità, non all'interno della macchina della Fondazione, ma all'interno, come dire, di quello che dovete fare tutti i giorni, che magari vi trovate di fronte, qualcosa che magari andrebbe migliorato secondo lei? Ma diciamo che noi, devo dire che nei rapporti avuti in questi ultimi tre anni che mi riguardano, con gli enti pubblici sono stati, direi, della massima collaborazione. Noi cerchiamo di essere proattivi, di non funzionare da semplice bancomat, cioè rispondere alle domande, di porre noi delle domande e di provocare poi l'intervento di altri. Non è un esempio l'intervento dell'edilizia scolastica, sulle mura, a suo tempo per il ponte, poi progettato, come lo sono ora per il mercato del Carmine, la Pineta di Viareggio. E quindi ecco, vogliamo proseguire in questo modo di operare perché abbiamo visto essere produttivo di effetti non indifferenti. Direttore, prima abbiamo illustrato un po' i numeri di questo bilancio e gran parte del merito va anche a lei, no? Che amministra. Ecco, quali sono stati, come dire, i segreti per ottenere un bilancio di questo genere?
Ma in effetti sono i segreti della finanza, sostanzialmente della buona finanza, senza diciamo, avere degli obiettivi compatibili. Ovviamente ci devono essere anche dei mercati che diciamo, non sono negativi strutturalmente, altrimenti è impossibile. Quindi i principi sono A, diversificazione il più possibile, e stare diciamo, più sui temi che nell'anno in considerazione danno i migliori risultati. Ecco. Qualche volta ci riusciamo, qualche volta no. Quest'anno insomma, è andato particolarmente bene. Ecco, credo che sia soddisfatto, no? Del fatto che sia stato l'anno migliore di sempre. Sì, l'anno migliore di sempre, nel senso l'anno migliore di sempre nell'ordinarietà della gestione. Poi ci sono stati in passato anche anni quando è stata dismessa la partecipazione, che, beh, però erano eventi straordinari che quindi non si possono ripetere. Diciamo che una gestione ordinaria, questo è il migliore anno di sempre. E se facciamo la divisione, avanzo di esercizio diviso patrimonio, insomma, siamo tra le fondazioni grandi insomma, a livello nazionale, se non siamo primi saremo secondi. Insomma. Diciamo che visto che la strada è segnata, il suo lavoro tra virgolette è più semplice in questo 2014? No, assolutamente, ogni anno si comincia da capo, quindi anzi il 2014 sarà senz'altro più impegnativo del 2013 perché abbiamo da confrontarci con un avanzo importante e quindi ripeterci non sarà semplice, però ci proveremo. Mi dice una cosa, quando poi vede realizzati, no, perché chiaramente la cosa importante della fondazione è che poi parte dei soldi che vengono ricavati vengono reinvestiti sul territorio. Ecco, la soddisfazione che prova lei ogni volta che vede un'opera tipo San Francesco oppure adesso le mura che vediamo ogni giorno avere un tassello in più? Certo. Beh, è ovvio, sì. Tutto quello che si sta facendo in fondazione lo si fa affinché si possa erogare il più possibile. E questo lo si vede sia in termini numerari, di soldi con lavori effettuati, eccetera, ma anche in termini poi di possibilità per San Francesco di essere utilizzata da tutta la città, quindi è un valore non tangibile, è un valore diciamo non monetario, ma comunque che è molto importante. Poi ci sarà ora la questione della Pineta di Viareggio, poi ci sono altre tutte le manifestazioni che vengono create, la possibilità di usare gli spazi di San Micheletto, cioè sono tutti valori che ogni giorno messi tutti insieme credo che per la città sia un importante volano. Ella Mazzarella, consigliere della Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca, in particolare si occupa del settore del sociale e abbiamo visto dal bilancio 2013 che è stato fatto molto da questo punto di vista perché anche i tempi di oggi ce lo impongono. Sì, in effetti la cosa da sottolineare è che siamo passati da una politica di sostegno, di erogazione ai singoli progetti anche ad investimenti. Ne sono prova la realizzazione della casa ex carcerati, la realizzazione della struttura per l'ANFAS, però anche di progetti di ampio respiro. Ci dimentichiamo che l'housing sociale è stato completamente realizzato, è riuscito ad attrarre dei finanziamenti regionali ed è oggi una realtà. Altro impegno strategico nel settore del microcredito, è un po' in sofferenza, quindi stiamo agendo per ampie problematiche, tenuto conto dell'arretramento un po' complessivo di quello che è il welfare, delle ridotte capacità erogative dei comuni. Ecco, non facciamo un'opera di sostituzione, noi facciamo un'opera di affiancamento, come dicevo prima, la possibilità di attrarre risorse, la possibilità di mettere insieme e sostenere tutti gli attori che intervengono nel settore sociale, quindi le istituzioni, il volontariato, le cooperative e quant'altro. Siamo soddisfatti dei risultati fin qui ottenuti, anche se abbiamo consapevolezza che ci sono dei settori ancora scoperti e che hanno bisogno a loro volta di sostegni per poter decollare. Non dimentichiamo anche l'impegno nel settore anziani, tiriamo a dimenticarci gli impegni un po' più tradizionali e anche lì c'è stata sia una politica di sostegno all'attività e sia quella di investimento in progetti, esempio quello del Tabarracci, residenze per anziani, quindi cerchiamo di tenere d'occhio in un momento abbastanza delicato le problematiche man mano che si manifestano.